Restituire al medico di medicina generale il potere decisionale sulla prescrizione dei farmaci. E questa è la battaglia comune portata avanti da FIMGE, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, e Federanziani. Lo scopo è modificare la norma che dà la possibilità ai farmacisti di cambiare l'assegnazione dei farmaci prescritti dal medico. È necessario intervenire contro lo zapping farmaceutico, che in alcuni casi compromette l'aderenza alla terapia, con ripercussioni sui pazienti. Su questo punto è intervenuto Giacomo Milillo, segretario generale nazionale della Federazione Medici di Medicina Generale, durante la convention di Federanziani organizzata a Orvieto. Questa ricerca della migliore cura, che facciamo quotidianamente parlando e verificando alcune cose nei nostri studi, non può essere cancellata, se ne deve tenere conto. Non è solo una questione di orgoglio professionale. Ah, l'ho prescritto io, il farmacista non me lo deve cambiare. Perché la prescrizione non è più una cosa che io faccio e che il mio assistito subisce, perché io mi metto d'accordo con lui. Quante volte l'assistito mi dice: no, guardi, quella pastiglia lasci perdere, oppure mi dice: ma mi scrive quel farmaco, però questo potrebbe darmi questi problemi, io sono preoccupato. Il farmacista, il servizio deve rispettare la prescrizione, che ormai è una prescrizione fatta insieme e che si è magari consolidata insieme nel tempo come cura. Non è che noi abbiamo la verità sulla vostra salute e sulla risposta che voi darete a un farmaco. Noi vi prescriviamo un farmaco, ma poi vi chiediamo di tornare a dirci come vi siete trovati. Perché può essere che quel farmaco che guarisce, adesso uso dei termini un po' semplici, guarisce o fa bene al 90% delle persone, nel vostro caso siete sfortunati e fate parte di quel 10%. È impossibile decidere a livello regionale o a livello governativo quale deve essere il farmaco che voi dovete usare.